Whirlpool, altri esuberi, domani sciopero a Caserta, sindacati, intensificare la lotta. Identificata la donna trovata morta a Villa di Briano, gestiva un bar. Porte aperte alla brigata Garibaldi per le scuole casertane. Ernie del disco dorsale, Neuromed sviluppa chirurgia innovativa. Basket salta la trattativa per l'acquisto della Juve Caserta. Bentrovati dalla redazione di TV Luna Caserta. In primo piano la cronaca: i carabinieri del comando della stazione di Teverola hanno tratto in arresto Antonio Caputo, classe 79 del posto. All'uomo i militari dell'arma hanno notificato un'ordinanza di custodia cautelare. Caputo, come emerso dalle indagini, a partire da febbraio scorso aveva minacciato e aggredito ripetutamente familiari, conviventi e dipendenti dell'omonimo caseificio a Teverola. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere. E adesso veniamo al nostro primo piano, che ancora una volta vede l'avvertenza Whirlpool ex Indesit. Domani sciopero generale di 8 ore dopo la chiusura totale dell'azienda ieri, che ha annunciato ulteriori esuberi. Il nostro servizio d'apertura. Whirlpool, altri 480 esuberi, ira del governo, sindacati sul piede di guerra dopo l'annuncio di nuovi tagli, questa volta tra gli impiegati, per un totale di oltre 2.000 posti in meno. Domani a Caserta sarà sciopero generale unitario dei metalmeccanici. La doccia fredda è arrivata durante l'incontro al Ministero, in cui i sindacati speravano invece di vedere concretizzarsi le aperture sull'impianto di Carinaro in provincia di Caserta, che con i suoi 815 lavoratori rischia la chiusura. I nuovi tagli, che come quelli degli operai non saranno fatti fino al 2018, sono previsti per 200 persone a Varese, 200 a Fabriano e 80 a Milano. L'azienda ha spiegato che la riduzione degli amministrativi è dovuta alla duplicazione di ruoli seguita all'acquisizione di Indesit. Il ministro dello sviluppo economico Federica Guidi ha definito il piano inqualificabile ed ha chiesto all'azienda nuove proposte credibili e tangibili che diano certezze ai lavoratori prima di riconvocare le parti, esprimendo delusione e preoccupazione per il tempo perso. Anche il ministro del lavoro Giuliano Poletti vuole che la società USA ripresenti il piano, perché continuiamo a non essere d'accordo, pensiamo che vadano mantenuti gli accordi fatti all'epoca di Indesit. Quanto ai sindacati e la FIOM, dopo lo sciopero generale del l'industria Caserta di domani punta ad una nuova mobilitazione che coinvolga tutto il gruppo. Vogliamo che il confronto continui, ha spiegato il segretario generale Maurizio Landini, ma la nostra lotta deve portare risultati al tavolo. Non siamo disponibili ad accettare licenziamenti e chiusure di stabilimenti, per di più con l'aggravante di licenziare al sud e assumere al nord. Il leader della FIM, Marco Bentivogli, ha parlato invece di una decisione irresponsabile. Gianluca Ficco, responsabile del settore elettrodomestici della Wilm, vuole che il piano sia modificato ed invoca il pieno coraggio del governo per far cambiare idea alla multinazionale americana. Venerdì i lavoratori e i disoccupati di Caserta a gran voce urleranno il loro diritto a un lavoro che possa rappresentare la dignità della persona. A gran voce si chiederà alle istituzioni locali e nazionali di riportare la produzione e il lavoro in quella che una volta veniva chiamata la terra di lavoro. Lo ha detto Camilla Bernabei della segreteria confederale CGL Caserta. E adesso veniamo alla cronaca. Un maxi blitz a casa Pesen, controllo del territorio da parte dei carabinieri, trovati due centri scommesse illegali. Dopo il maxi controllo del 6 e 14 maggio, nel corso del quale i carabinieri della compagnia di Casal di Principe hanno sequestrato ben 4 centri scommesse illegali ubicati nei territori di Casal di Principe e Villa Literno, nella serata di ieri i militari dell'arma hanno eseguito analogo controllo nel comune di Casa Pesenna. Questa volta ad operare sono stati i carabinieri della stazione di San Cipriano d'Aversa. Nel corso del servizio sono stati controllati diversi esercizi pubblici e centri scommesse ed eseguiti numerosi posti di blocco e di controllo sulle principali arterie stradali. Per un centro scommesse sono state segnalate al questore di Caserta violazioni amministrative in tema di autorizzazioni, proponendone la chiusura. Lo stesso gestore dell'esercizio è stato sanzionato poiché occupava le proprie dipendenze e un lavoratore non regolarmente assunto. All'interno di un bar caffetteria sono state sequestrate 4 apparecchiature da gioco poiché sprovviste di autorizzazione. Sono state inoltre contestate violazioni amministrative agli esercizi pubblici per un importo complessivo di 4.500 euro. Elevate inoltre decine di contatti
contestazioni al codice della strada con sequestri e fermi amministrativi di veicoli e sanzioni per diverse centinaia di euro, controllati gli arresti domiciliari e i soggetti sottoposti a misure di prevenzione personali sorvegliati speciali. Nel corso del controllo sono stati impiegati 12 militari e 6 autovetture. Alle 18.30 di ieri a Caserta, in prossimità del liceo statale Manzoni, tra vie Settembrini, De Gasperi e Gemito, un forte boato ha messo in allarme i residenti, una forte deflagrazione dovuta all'esplosione di un petardo proprio dove vicino al muro che separa la villetta di via Gemito dall'istituto scolastico dove si stavano svolgendo attività sportive. Allertata subito il dirigente scolastico del liceo Manzoni, Adele Vairo, che ha immediatamente chiamato il 113. Nel corso della notte invece a Marcianise i carabinieri del 10° reggimento hanno proceduto all'arresto in flagranza di reato di Marco Delli Curti. L'uomo, nel corso di un servizio, è stato trovata la guida di una smart, ha finto di fermarsi e poi invece si è dato alla fuga ed è stato catturato. Veniamo adesso al fatto eclatante di cronaca di ieri pomeriggio, è di Mariana Veronica Sologiuc, 35 anni, di nazionalità rumena, la donna trovata morta dai carabinieri a Villa di Briano nei pressi del santuario con evidenti segni di spari al viso. È stato identificato il cadavere della donna con diversi colpi di pistola alla testa trovato ieri nelle campagne di Villa di Briano, nel Casertano, non lontano dal santuario della Madonna di Villa di Briano. Si tratta di Mariana Veronica Sologiuc, 35 anni, di nazionalità romena. La donna è stata identificata attraverso i rilievi dattiloscopici. Negli ultimi mesi gestiva un bar a Parete, in provincia di Caserta. I militari dell'arma hanno anche trovato l'auto della donna, una Fiat Punto, data alle fiamme in una strada interpoderale di San Marcellino. Gli investigatori che indagano sul caso non escludono però alcune ipotesi. Il cadavere è stato rinvenuto nelle campagne di Villa di Briano, non lontano dal santuario della Madonna di Villa di Briano. Ad avvertire i carabinieri è stato un passante. Il proprietario del terreno ha detto di averla notata ai margini della strada interpoderale che attraversa il suo fondo. Un primo esame esterno del cadavere evidenziava almeno 3 fori nel cranio causati da arma da fuoco. Sono stati esplosi in pieno volto. Si indaga in più direzioni. In quel luogo, nonostante sia vicino ad un luogo di culto, specie nelle ore serali, vi sono spesso donne dedite alla prostituzione. Il proprietario del terreno ha detto di aver notato il cadavere ai margini della strada. Un amico che passava di lì ha visto un corpo e mi ha avvisato. Ho preso l'auto per andare a vedere. Aveva i capelli neri ed era vestita con un jeans e una maglietta. Il volto era rivolto verso il terreno e c'era tanto sangue. I carabinieri di Aversa intanto indagano a 360 gradi. Mentre si attendono i risultati dell'autopsia, prontamente disposta dal magistrato di turno, si scava nell'ambiente della prostituzione. Veniamo adesso alla politica, sempre più scontro tra il candidato del PD Vincenzo De Luca e quello del centrodestra Caldoro. De Luca si dice pronto a un confronto pubblico, consulenti, fondi europei, sanità. Ancora una volta su questi temi l'ex sindaco di Salerno ha rilanciato la sfida, ma Caldoro non ci sta e dice Vincenzo De Luca moltiplica le sue bugie ora dopo ora. De Luca è intervenuto a Caserta, la platea di Confesercenti non perde l'occasione ancora per sferrare l'ennesimo attacco. Grazie alla politica di Caldoro, solo quest'anno la regione perderà circa 3 miliardi di euro di fondi europei. Vediamo le amministrative. A San Nicola la strada prosegue la campagna elettorale di Pascariello. La campagna elettorale per la carica di sindaco del comune di San Nicola la Strada è entrata nella fase clou meno di 10 giorni e poi calerà il silenzio totale, in attesa della chiamata al voto degli elettori fissata per domenica 31 maggio. Si ricorda che si vota solo nella giornata di domenica dalle 7 alle 23. Il candidato a sindaco, Angelo Pascariello, continua il suo tour elettorale, incontrando in diverse parti della città amici e simpatizzanti. Ieri mattina, nei locali dell'ex scuola media Speranzas, insieme al candidato consigliere Enzo Santamaria, ha incontrato
incontrato gli appartenenti all'associazione Il Filo di Arianna e con loro ha affrontato le varie tematiche e problematiche legate al mondo dell'associazionismo. Angelo Pascarello poi si è spostato in via Bronzetti, dove ha inaugurato il comitato dei candidati alla carica di consigliere comunale Giovanni Desiato e Loredana De Lucia. Nel pomeriggio ha incontrato gli elettori di via Palermo con il candidato Raffaele Lupo e quelli di viale Carlo III, dove hanno fatto gli onori di casa ai candidati consiglieri Saverio Martire e Stefania Lepore. Durante questi incontri Angelo Pascarello ha posto in evidenza la tutela dell'ambiente e il mondo legato al sociale. La tutela dell'ambiente passa necessariamente attraverso una rigorosa, attenta, consapevole attuazione della raccolta differenziata dei rifiuti, ha affermato il candidato a sindaco, che non può essere affidata solo alla responsabilità dei cittadini utenti, ma soprattutto a quella del comune. Il territorio, ha aggiunto, di pari passo all'ambiente va tutelato con una visione moderna e partecipata delle politiche che faccia sentire i cittadini proprietari e non solo utilizzatori di tutto ciò che è pubblico, strade, marciapiedi, piazze e aree verdi. Angelo Pascarello ha poi puntato il dito sul mondo della scuola e sulle tematiche legate ai servizi sociali. La scuola, ha detto, va preservata in termini di efficienza didattica, ma soprattutto di sicurezza dei bambini, del personale e delle famiglie. Prosegue senza sosta il tour elettorale di Gennaro Oliviero in attesa dell'arrivo di De Luca a Caserta. Nel pomeriggio Oliviero sarà al circolo PD di Piedimonte e oggi 21 alle 20 alla sezione PD di Castelvolturno. Mentre invece veniamo al Movimento 5 Stelle, ribadisce l'impegno per la provincia di Caserta l'aspirante candidata al Consiglio regionale Valentina Vanni. Valentina Vanni, candidata per il Consiglio regionale a sostegno però di della Ciarambino, i punti salienti della sua campagna elettorale. Allora, noi del Movimento 5 Stelle diamo davvero grande rilevanza ai giovani e la mia presenza qui è una chiara dimostrazione di questo. Nel nostro programma abbiamo pensato al trasporto gratuito per gli studenti, a sostegno di ciò noi vogliamo abolire ogni spreco, quindi via 740 auto blu, 70% delle consulenze ed inoltre il taglio dello stipendio, vi deve essere un dimezzamento assoluto sia del Consiglio che della Giunta, in questo modo da realizzare e reinvestire questi fondi in settori in cui veramente abbiamo bisogno, quindi i cittadini campani devono avere la dignità e dobbiamo restituire le eccellenze della regione Campania. Il trasporto gratuito agli studenti non è pensato solamente per gli studenti, quindi per garantire a noi la possibilità di accedere al diritto allo studio, un diritto che quasi ormai ci stanno svilendo, ma serve anche alle famiglie, perché le famiglie stanno subendo gravemente il peso della crisi economica che ormai è incessante e non solo non riescono a mandare i propri figli a scuola all'università, ma non riescono neanche ad arrivare a fine mese. Io lo posso testimoniare perché insieme a tutti quanti i miei compagni, questa grande comunità che è il Movimento 5 Stelle, stiamo svolgendo una campagna elettorale diversa nei mercati e ascoltiamo davvero le persone che ci stanno raccontando di casi disastrosi. Persone che arrivano a 40-50 anni e devono tornare dai propri genitori ultra novantenni perché l'unico reddito certo è la pensione. Questa è una cosa ingiustificata, che è incompatibile con tutto quello in cui noi crediamo ed è per questo che nel programma abbiamo anche inserito il reddito di cittadinanza, che serve a garantire sia dignità appunto ai cittadini, a tutti i disoccupati, proprio per sgravare le persone da questa crisi economica, ma serve anche ad evitare la corruzione, il voto di scambio. Oggi purtroppo le persone non hanno più il diritto al voto, anche perché sono costrette ad accettare o il pagamento di buste della spesa o di bollette, perché quindi per pochi soldi devono vendere il proprio voto, perché purtroppo non c'è una volontà politica di volerle aiutare ad ascoltare. Noi ci proponiamo come terminale, vogliamo andare in regione per portare la normalità. Il Dipartimento di Neurochirurgia dell'Istituto di Ricerca Neuromed di Pozzilli ha sviluppato un metodo chirurgico innovativo per le ernie del disco dorsale. Vediamo. Una tecnica chirurgica innovativa è stata sviluppata presso il Dipartimento di Neurochirurgia dell'Istituto di Ricerca Neuromed di Pozzilli per affrontare una particolare tipo di ernia del disco che, con le metodologie usate fino ad oggi, richiedeva interventi chirurgici complessi e gravati da rischi consistenti per il paziente. La tecnica, messa a punto dal professor Sergio Paolini, è stata pubblicata sul giornale scientifico European Spine Journal e verrà presentata al Congresso Mondiale di Neurochirurgia che si terrà a Roma il prossimo mese di settembre.
La maggior parte delle ernie del disco si verifica a livello del tratto lombare o cervicale, ma nel 2% dei casi ad essere interessati sono i dischi delle vertebre toraciche e questo dà luogo alle cosiddette ernie dorsali. Per esse, se si presenta la necessità di intervenire chirurgicamente, le cose sono complesse. Le ernie dorsali sono un problema spinoso più serio delle ernie cervicali o lombari. L'intervento chirurgico in questi casi, spiega Sergio Paolini, professore associato di neurochirurgia nell'Università La Sapienza e neurochirurgo dell'Istituto Neuromed, deve tenere conto della particolare sensibilità del midollo spinale nel tratto toracico. Di fatto non possiamo toccarlo. Proprio per limitare le manovre sul midollo spinale e il rischio di paralisi degli arti inferiori, le ernie più delicate vengono normalmente operate attraverso il torace. Sulle ernie calcifiche e in posizione centrale, spiega Paolini, l'indicazione della toracotomia è indiscussa, a tutt'oggi costituisce la prima scelta, ma significa aprire il torace e spostare organi interni per raggiungere la colonna. Un intervento pesante che richiede più specialisti e comporta rischi non trascurabili, soprattutto per i pazienti sovrappeso, i cardiopatici e gli anziani. La metodica sviluppata da Paolini, già applicata con successo su 3 pazienti, aggira il problema. La prima parte dell'intervento è simile a quella di una normale ernia del disco e comporta una piccola incisione dietro la schiena. Successivamente viene ricavato uno spazio di lavoro dentro la vertebra che consente di simulare tramite l'endoscopio il metodo di lavoro transtoracico. In pratica l'ernia, che prima era nascosta in un punto cieco, può essere visualizzata col principio del periscopio e asportata in sicurezza senza neanche toccare il midollo. La tecnica sviluppata nel Neuromed riguarda solo una piccola percentuale di pazienti affetti da ernie del disco, ma per essi potrà costituire un passo in avanti. In passato queste persone dovevano scegliere se convivere con la propria patologia, con i rischi ad essa collegati, oppure andare incontro ad un intervento invasivo a sua volta rischioso. È a loro che ci rivolgiamo, conclude Paolini. Abbiamo ridotto al minimo l'invasività e al tempo stesso aumentato l'efficacia. Veniamo adesso al basket, salta la trattativa per l'acquisto della Juve e Caserta, ma sul punto ascoltiamo Iavazzi. Come si immagina la Juve e Caserta dell'anno prossimo? Parlo di figure, manager, allenatori, giocatori. L'unica certezza che una cosa alla volta. L'unica certezza che io in questo momento ho una sola certezza, il coach. Il coach. Quindi si riparte da Esposito? Sicuramente si riparte da Esposito. Per quanto riguarda il resto dello staff, sono tutte persone molto affidate con cui ho un ottimo rapporto, quindi penso che restino più o meno tutti. L'unica cosa che onestamente non so chi mi affiancherà, se ci sarà qualcuno ad affiancarmi, perché mi sembra giusto che se ci sono persone che mi affianchino, mi dicono anche da loro. Certo. Quindi è chiaro che il mio pensiero, io non so se ci saranno persone che mi affiancano e metteranno soldi, mi sembra giusto onestamente condividere con loro anche le loro scelte. L'errore maggiore chiaramente è stato Marcoschi, ma io se tornassi indietro sicuramente avrei cambiato 2 giocatori all'Ele e l'avrei lasciato qui con noi. L'errore maggiore sicuramente è stato quello di prendere Marcoschi, perché ci ha stravolto. Nel momento in cui avevamo bisogno di una svolta, la svolta non è arrivata. Quindi troppo frettoloso il licenziamento di Molini? Sì, perché un po' siamo stati indotti. Io sono convinto che se a lei gli cambiamo 2 o 3 giocatori, ne abbiamo cambiati, ma non so più quanti. Sì, sono finiti i tesseramenti. Sono finiti i tesseramenti. Se avessimo un paio di giocatori a lei, probabilmente oggi non saremmo qui. Bene, ed era questo il nostro ultimo servizio. Prima di salutarvi vi ricordo che alle 22.30 su TV Luna, canale 95, c'è la bellissima intervista del nostro direttore Francesca Nardi al candidato regionale alla presidenza Enzo De Luca, ore 22.30. Io vi ringrazio, prima di salutarvi vi ricordo che come sempre i nostri servizi e i nostri telegiornali li trovate sul nostro sito lunaset.it, così come per guardare i nostri programmi da smartphone e tablet. Basta scaricare l'applicazione Lunaset Go. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.